Teleradio Stereo 92.7. Mi metti un po' di sesso e samba per la scaramanzia, per favore. Come solo tu sai fare, Vincenzo. Attenzione, l'imbucata per Embolo. No, no, questa è la vergogna. Embolo, Donnarumma. Donnarumma la parata, ancora un miracolo. Ondoie in area col sinistro, palla ribattuta. No, è che. Via, via, via. Froiler da fuori, una ribattuta. Niente, non segnano per fortuna. C'è un'ambasciata di difesa italiana lì, qualcuno che rappresenti un simulacro. Niente. No, niente. Ragazzi, ci hanno messo sotto. Qui vediamo. Posizione regolarissima di Embolo. Che si ritrova davanti a Donnarumma e Donnarumma fa il paratone, ragazzi. Direi proprio l'ennesimo miracolo dell'europeo di Donnarumma. Attenzione, Chiesa. Chiesa. Bravo. C'era Chiesa. Tanta voglia di Mimmo. Chiesa. Tira. Akanji respinge in calcio d'angolo. Santa Romana Chiesa. Che c'entra? Per la Repubblica, Santa Romana Chiesa. Diciamo tutti. Grazie. Chiesa comunque ha tirato una mozzarella. Sì, ma non si può tirare. Ma perché ha tirato questa roba orribile? Andiamo a ballare e troviamo queste musiche ibride. Lui continua. Non si sa. È un sacrilegio lasciare in panchina Diego Armando Pellegrini. Ancora Svizzera con Vargas dalla sinistra. Attenzione. Si accentra, cross basso, no! In area. Attenzione, oh, gol della Svizzera. Froiler. Il gol della Svizzera. Ragazzi, se giochi così non si può giocare a calcio in questa maniera, ragazzi. Facciamo veramente ribrezzo. Questa è la realtà. Almeno fino adesso, questi primi 36 minuti. Sì, Frattesi e Pellegrini subito dentro. Subito. Pellegrini? Ragazzi, sì. Ragazzi, fate come pare. 6 milioni e mezzo che sta sul cazzo. Va bene. Là dentro ci sta. No, giusto. Intanto leggiamo dei messaggi. Mourinho bollito. No, questo dicono. Ma perché? Cosa c'entra adesso? È giusto ricordare. Attenzione qua, è Reader, calcio punizione, palla direttamente in porta. Mamma mia, la tocca di Donnarumma. Allora io penso che Donnarumma faccia Paolo e parata. Senti che te dico. Forse sbaglio, invece ho ragione. No, c'è ragione. Paolo parata, ragazzi, è una cosa incredibile. Cioè ha parato il tiro del palo. Guardate, si è schiacciato sul una palo. Una cosa incredibile, ragazzi. No, allora, lui ama l'Italia. La para, Paolo e la ripara. E quindi fa così. Palo para, palo, 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 Parapolo, credo. Vieni bullizzato in questa rete, non mi piace questa cosa. Danilo, non è come dici tu. Difendiamo la sconfitta. Lontana Cristante. La partita ha avuto di nuovo a sinistra il suo inizio. A sinistra. Meglio il secondo e perdiamo subito palla, ragazzi. Subito palla al pazzesco. Subito palla regalata alla Svizzera. Bonucci è per modo iniziare. Anche la panza è di Pardo. Comunque, ragazzi, ma come si fa a perdere subito palla dopo 8 secondi? Mamma mia, disastro totale. Comunque, vabbè, ci stiamo capendo nulla. Nulla. Occhi in area di rigore. La Svizzera al destro. 2-0. 2-0 Vargas, ragazzi. La Svizzera raddoppia dopo 30 secondi. Se questo è l'approccio. Allora, noi battiamo il calcio d'avvio, dopo 10 secondi perdiamo palla e loro segnano dopo 30 secondi all'inizio del secondo tempo. È la seconda volta in questo europeo che prendiamo gol dopo 30 secondi dall'inizio di una frazione di gioco. Era già successo con l'Albania alla prima. Ditemi voi se è una cosa possibile. Ditemi voi se è una cosa possibile. Poi i svizzeri che esultano con il po. C'è uno svizzero con delle sise giganti, tra l'altro, senza maglietta. E Vargas, tipico svizzero, che fa il gol del 2-0. Ma sì, dai, crediamo. Danilo continua a essere molto tranquillo. Guarda, noi non seguiamo nessun tipo di giocatore, nessun tipo di inserimento. Siamo completamente fermi. Fermi con Vargas, che ovviamente piazza poi un bellissimo destro. Svargas, che piazza un bellissimo destro sotto il croce. Questo è un gran gol, Attenzione, il tiro di Retegui, la parata di Son. Primo tiro dell'Italia! Primo tiro! E la lo colpa fa è di quel riuto. Coglione al palazzo mio che ha messo la bandiera dell'Italia sul barcone, sto imbecille. Ma si fa? I nostri balconi. Ma è un rituale, si fa. Scusate, COVID, dimmi perché piango. Era il mio vicino di casa. Era lui. Brian trascina la nazionale, avanza. Brian! Cucchiaio avanti, in area, Scamacca, palo! Palo di Scamacca! Fuori gioco sicuro. Palo di Scamacca. Da dentro la porta, comunque lui ha detto prendo. La recuperiamo, palo, ancora Scamacca per Fagioli. C'è la fame. Fagioli, tiro a giro. Aia che. È arrivata. Mancano 5 secondi e si chiude col torello della Svizzera. Che non ci fa vedere il pallone. Finisce Svizzera-Italia. La Svizzera ci batte 2-0 e si qualifica per i quarti di finale. Incontrerà la vincente di Inghilterra
Slovacchia, il nostro europeo finisce in maniera indecorosa, ignominiosa, imbarazzante e vergognosa. Una delle nazionali più brutte della storia, purtroppo questa è la realtà. Vogliamo, vorrei, dato che insomma è abbastanza bravo sui commenti populisti, Andrea Bonucci, ci dici per favore che cosa pensi di questi 11 uomini in mutande che corrono dietro un pallone? Penso, ragazzi, che 11 miliardari, perché 11 miliardari, ecco, sono qua, partiamo, Qui è richiesto uno sforzo minimo per 59 milioni di persone, che salzano alle 7 del mattino. Emozionami, alcuni che campano della loro pensione, ecco, ma che spesso non tiene conto del costo della vita. Sì, vabbè, che c'entra adesso? Che devono rallegrare imprenditori, che devono scegliere se pagare il fisco o i loro collaboratori, che li vivono come una famiglia. Io sono d'accordo, ma su d'accordo tutto. Cosa? Questi su 11 tutto. Miliardari potevano non trascinarci ed emozionarci, ma almeno fare il loro lavoro, così come lo fanno 59 milioni di italiani meno 11, vabbè, questi. Mamma mia, ma che batti le mani? Ma che batti? Però no, e cerca anche il pubblico che non lo sta cagando, giustamente. Ma a casa lo sanno, ha detto delle a casa lo sanno. Ma sono banalità, 11 queste. Miliardari che devono lavorare. Ma sì, ma come facciamo tutti noi che miliardari non siamo, perché noi lavoriamo e loro no? Vabbè, no, ma che è una vergogna. Banale. Ho detto 11, 12, perché c'è pure l'allenatore. Teleradio Stereo 92.7.